Lei cosa ne pensa del fenomeno dell'immigrazione? Secondo lei il governo ha mai gestito bene questo fenomeno? Allora, l'immigrazione, chiariamo alcuni passaggi che ormai molti hanno capito, nonostante ci sia stata una strumentalizzazione nel corso degli ultimi anni. La Lega in questo è molto, molto chiara e molto netta. Nessuno mai di noi pensa di avere intolleranza verso qualcuno che ha una pelle diversa, che arriva da un paese diverso. Assolutamente questo mai e poi mai lontanissimo da ogni nostro pensiero. Noi diciamo un'altra cosa, diciamo che per entrare in Italia bisogna che ci sia una sorta di regolamentazione, di monitoraggio, perché far venire in Italia ragazzi che magari, attenzione, quando diciamo di persone che scappano da guerre, assolutamente da quelle immediatamente. Ok? Quindi piena apertura. Ma quando abbiamo ragazzi che da guerre non provengono, ma alimentano un mercato che poi dopo andrà a finire nel mercato dello spaccio della droga, delle attività, diciamo, illecite, questo ecco, non possiamo consentirlo, perché far venire questi ragazzi e poi abbandonarli in strada e per campare questi ragazzi, poi praticamente vanno a fare cose che devono essere fatte, non crediamo che sia un atto responsabile. Vi faccio un esempio: se io, famiglia, ho un appartamento di 80 metri quadrati, ho due figli, non posso domani mattina, per quanto voglio essere accogliente, bravo, tollerante, disponibile, far venire a casa magari 50 ragazzi dentro casa, perché forse riuscirei a farceli stare una notte, due notti, ma poi non ho né gli spazi, non ho né la possibilità economica di sostenerli, e quei ragazzi poi fanno altri percorsi. Ecco, su questo dobbiamo stare attenti. Dall'altro canto c'è stata una politica invece scellerata, perché di questo si tratta, che in fin dei conti è andata ad alimentare altri tipi di mercato. Ecco, noi non siamo d'accordo su questo tipo di accoglienza. Accogliere sì, ma persone che effettivamente vengono da guerre e chiaramente con un impegno, che l'accoglienza non sia solo un'accoglienza italiana, tutti coloro che sbarcano nelle varie coste, italiane, francesi, eccetera, non sarà solo un problema di gestione dell'Italia, della Francia, della Spagna, ma dovrà essere un problema europeo. Ecco, e qui ci riallacciamo a quel discorso che facevamo prima di quell'Europa che deve cambiare come tipo di gestione. Quindi lei è per la spartizione equa dell'immigrazione da tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Assolutamente sì.